Lo vengo a prendere il sacco. Leggete pure fuori, tu qui c'è l'acca dei falli. No, io cambio lungo spesso. Certo, prima le donne. Giù. Giustamente Mario prima le donne. Allora, intanto Elisabetta, lui è nato dei pazzi, poeti. Sì, si dirà che di qua. Loro Mario Mercuri, Sargentoni, Trafiggia visto, sì, l'hai visto. Lui lo conosci? No, Mario. Lui è il poeta pescatore di. Che si affaccia al balcone. Su questo lembo di riviera Picena mi sembra che abbiamo trovato il miglior punto di riferimento ma anche di ispirazione. E questo penso che sia anche merito sì della ricerca di Martina, che è il mio stesso lavoratore, ma anche di Teresa, che qui lei è feudataria, non terra, non senza terra. Questa associazione in effetti è presente nel nostro territorio da oltre 10 anni, nome Asca di Foglio, 10, per dire, fatto un grosso lapsus parlando di 10 anni, ci poi mi hanno detto no, guarda che erano 83, quindi caspita, abbiamo fatto un bel conto. L'attività, ma soprattutto dalla volitività dell'arte creativa di Danilo Tomassetti, che è la mente, l'organizzatore, poi è anche il folletto, è anche il fanciullino per essere un finissimo poeta. Ma non lo dico perché Danilo è il mio amico, lo dico perché nella miriade di espressioni poetiche che mi vengono proposte quotidianamente, nel mio modesto lavoro di giornalista di provincia, è molto raro trovare il vero concetto di poesia, ciò che uno si aspetta dal termine poesia, cioè comunicazione, espressione dei sentimenti, coinvolgimento, direi, dei sentimenti. E Danilo dice questo riesce a farlo. Ma in modo ancora più prestigioso, ecco perché è folle, alla maniera positiva poi dirò perché. Perché qualsiasi, è come il musicista che prende il là e che da quello poi fa partire l'aria, se si tratta di un vocalista o l'armonia dell'orchestra, se si tratta di un orchestrale o di uno strumentista, fa partire da un nome, da una situazione, ecco la sua creatività poetica, in forma di madrigali, versi sciolti, versi liberi, e che non sono mai stucchevoli, quella è la cosa che più mi sorprende. Sono sempre in crisi di una forza culturale, comunicativa, coinvolgente, per cui alla fine quando diciamo bello, sembra banale, ma in effetti c'è una forza creativa, una volontà proprio di dire guarda che mi è piaciuta, che il piacere esige che anche l'altro senta allo stesso modo. Tuttavia, dicevo, quindi convive sia questo momento fortemente folle, sia anche il momento logico. Parlare di logicità per Danilo sembrerebbe un po' azzardato, e invece non è vero, perché lui è al computer e a costruire il bel contenuto, perché purtroppo l'arte è sintesi di condensate forme, quindi ce la vuole pure, il bel contenuto di un involucro nel quale riconoscersi, nel quale trovarsi. Ed ecco allora che è nata anche questa associazione. Questo non è casuale, c'è una profonda ricerca culturale dietro il concetto di arca dei folli. L'arca ci riporta, ok, un principio, ma anche qualcosa che contiene di arcano, di non noto e che comunque ci affascina per la ricerca. Chi di noi non è andato mai nella soffitta di qualche parente, di qualche nonno da vita? Vie vecchie, brandelli di abiti, borsette e cose varie che ci riportano a un momento fattivo della memoria. Quindi H in questo senso, un contenitore multiplo a sorpresa. E poi dei fogli. E qui bisogna tornare ad Erasmo da Rotterdam, che ha fatto l'elogio della follia, laddove follia non ha nulla a che vedere con la pazzia. Nel senso delle terre del termine, come è stata qualche medico presente, mi perdonerà se io cerco di spaziare anche in questo campo, però insomma
pazzia come follia nel corso dei secoli, da Martirano al dopo Vasaglia, per avere una connotazione, una identità, un momento di malattia, come un momento da frustrare, da condannare, da coercire, ecco, o da esorcizzare addirittura, ecco, tutti congiunti. Vincio Preghetti, ex direttore dello Sferisteo, che fa parte anche lui della Pizzeria Artista, però se ne è volata a banda. Sai, abbiamo di lui, che ci lavora spesso, no? Anche... però stavolta non lo so, non è andata la banda, non so se per il governo non è niente. Allora, parola a Mario Mercuri. C'è poco da dire, nel senso che insieme all'interno dell'Arca dei Fondi cercheremo di prendere un piccolo spazio anche per il centro pubblico. E quello che dovrebbe essere la prerogativa di questo centro è dividere i doni. Questo è quello che penso io. Cioè, a qualcuno che viene una bella idea di fare uno studio particolare riceverà sicuramente da parte anche degli altri un aiuto, e questo ovviamente è come dividere gli oneri anche per la presentazione, per qualsiasi cosa staremo anche sulle spalle degli altri di voi. Quindi diciamo un'idea da portare avanti, ben venga di qualsiasi genere sia come studio. Ovviamente lo studio è relativo alla, come centro studi, alla parte storica, alla parte archeologica e non ultima alla parte ambientale, perché quella è rimasta sempre indietro dalla nostra zona e tutti si sono buttati sull'archeologia, sulla storia, eccetera. La parte ambientale è rimasta sempre un po' indietro, quindi sarebbe bello trovare anche altre persone con cui poter condividere questo tipo di obiettivo, cioè quindi lo studio della nostra zona, soprattutto ambientale. E io direi che la parte fondamentale per me è quella comunitaria. No, è fondamentale perché adesso parleremo per dire che funziona un centro studi, se funziona il ristorante non lo andiamo, se funziona io direi che quella è la base, poi da lì partono le idee in generale. Sì, beh, uno io non mi sto presentando apposta. Il problema è questo, il problema, ma non è un problema, nel senso che intorno a un tavolo le idee vengono fuori. In generale quando si sta intorno a un tavolo si scherza, poi qualcuno comincia a dire una cosa e parte poi la discussione. In generale poi un gruppo, un'associazione è anche un modo per poter discutere, portare avanti le proprie idee e soprattutto confrontarle con gli altri. In questo confronto bene o male è quello che fa crescere. Per cui l'Arca dei Fondi che contenga anche un buon uovo è un buon ristorante, questo è quello che è, e poi la cosa fondamentale è avere un posto dove effettivamente poter stare. Io ovviamente non so se è raggiungibile l'idea che ho di avere anche un posto da dire tipo biblioteca, per le poesie, per le invenzioni, trovare libri, non so se questo è possibile, ma intanto tentiamo di portare avanti le nostre idee.
E allora abbiamo potuto capire come dovevamo presentarci, quello che dovevamo fare, e per dare, diciamo, ben dire, cioè noi, essendo soprattutto, diciamo, la presentazione dell'associazione, però volevamo... ...di aver fatto così. E la cosa più bella è che abbiamo sempre lasciato sia nei posti alla gente un'emozione. Le mie opere, io sono contenta quando mi emozionano, spesso anche le opere di Nunzia, di Danilo e di altri ragazzi che hanno partecipato. Il mio scopo è questo, non mi interessano i soldi, non mi interessa affermare quali sono guadagnare i soldi, e la cosa felice è creare nella gente queste emozioni. Sono riuscito, e questo grazie anche a loro che credono questa cosa, e a me e anche a altre persone hanno dato la possibilità di conversare. Lo scopo nostro sia... Annunzia, visto che parli un ultimo di posto, penso che... Ho scusato Danilo, quindi con i suoi quadri. No, sinceramente no, io vivo un'avventura strepitosa con queste, con la pittura, con gli amici. È un'emozione continua, cioè dopo c'è il lavoro, ci sono le cose che non ci piacciono, però quando siamo qui è bellissimo. È emozionante, ci carica, è una cosa strepitosa. E poi basta. Sono contenta che siete sempre più con noi, ecco, qualcuno di nuovo ogni tanto, e può darsi che faremo cose nuove, come con Elisabetta, con chiunque troviamo per strada, insomma, in questa avventura, in questa nostra arca, giriamo, proviamo, facciamo queste cose, insomma, sono emozionata. Approfitteremo di un po' di bombino, sì, per schiarirci le idee. Ludi, di Offida, che fa parte del congresso di Offida. Io parlo un po' plurale, perché parlo un po'... Sei delegato. Ma è stato, no? Siamo tanti anni, ci prendiamo, siamo bene insieme, stiamo bene anche attorno al tavolo, dal fuoco, mangiare, bere, cantiamo, ridiamo, e quindi siamo ben felici di stare qui, potendo svolgere, speriamo, un percorso che ci porta a organizzare delle cose interessanti a livello culturale. Noi siamo le cantanti lirici, però siamo aperti a tutte.